Il problema grosso è che queste sono tutte cose che possono venire, potranno venire. Per fare una strada di quel tipo lì, forse se ne può parlare fra 5, 6, 10 anni, se riusciamo. Basta pensare al raddoppio della variante, quanto ci abbiamo messo a arrivare a un inizio di esproprio di pezzettini che saranno 60 metri quadrati per fare il raddoppio. Allora, nel frattempo, cosa facciamo? Marinella, non lo devo dire io, in sanità si dice è al gasping. Abbiamo chiesto, e mi sembra che stia sia stato chiaro, diteci chi fa offerte, quali progetti, così lo dico chiaro, quali progetti c'ha, venite, ci ripresentate. Hai parlato di bonifiche ferraresi, vorremmo sapere, e l'ho detto, se vogliono fare uno sterminio di girasoli o se vogliono fare come Farinetti l'Orto d'Italia per andarsi a vendere un marchio in giro per l'Italia. Ho detto che si parte dalle piccole cose, ho detto che per certe cose ci vogliono le istituzioni sovraordinate e ci vuole del tempo. Nel frattempo questa gente qua è al gasping. Il gasping è quella cosa che in sanità fa così e sta per chiudere gli occhi. Allora, nel frattempo aspettiamo la strada? A me piacerebbe avere un piano regolatore fatto da un urbanista. Io lo devo trovare, mi deve fare un piano urbanistico che sia compreso nel contesto di tutta la vallata, allora, se vogliamo, non solo di Marinella, ma ci vuole del tempo. E nel frattempo io vorrei affrontare i problemi che diceva la signora, i problemi che ha detto Alfieri, i problemi dei balneatori che non sanno come tirare avanti perché fra 2 anni ci sarà la Bolkestein e che gli vogliono far pagare 700.000 euro per comprare un pezzo che domani non sapranno se è loro. Queste cose qua le posso fare subito, quelle lì le voglio fare comunque. Ma senza visione non si va da nessuna parte. Ma certo, ho capito che ci vuole. Ho capito che ci vuole, ma lì dentro purtroppo c'è stato chi il piano regolatore è scaduto dal 1998, mi sembra di ricordare. Torniamo ai problemi di Marinella. Ci sono i problemi piccoli che si possono affrontare, un pochino più grossi che si possono affrontare, questi che sono il futuro.